ripeto, io ho 5 punti di differenza, però è un incontro ovviamente che si può prestare a diverse interpretazioni, ma a me è parso che Taylor sia stato più continuo, più veloce soprattutto. Io ho trovato un vantaggio per Chavez soltanto nella seconda ripresa, ho giudicato pari la sesta, l'ottava e l'undicesima, tutte le altre secondo me sono state di Meldrick Taylor. Ma ci sono ancora 3 minuti per decidere questa appassionante battaglia. Dodicesima ed ultima ripresa da Las Vegas, Taylor contro Chavez. Let's go, dice Richard Steele, andiamo, ma non hanno bisogno di incitamento i due pugili. Col destro Taylor. Destro e sinistro di Taylor, che poi scivola leggermente col piede sinistro. Col jab sinistro Taylor. Sul sinistro Taylor, non c'è conteggio ovviamente, ha caricato troppo un sinistro Taylor ed è scivolato col gancio destro Taylor, poi c'è verso il gancio sinistro. Toccato col jab sinistro Chavez. Gancio sinistro in uscita di Taylor, poi il destro dritto di Chavez. Gancio sinistro di Taylor. A due mani Taylor. Col gancio sinistro Taylor, poi destro di Chavez, poi Taylor ancora. Gancio destro di Taylor. A terra Taylor, spettacolare il conteggio, si rimette in piedi Taylor, mancano pochissimi secondi alla fine dell'incontro ed è KO tecnico, incredibile, è rimasto con le braccia sulle corde Taylor, non le ha staccate e vince per KO tecnico. Mi pare però che Duva sostenga che è suonato il gong e c'è un po' di incertezza ed è incredibile. Comunque Chavez ha messo al tappeto Taylor è rimasto con le braccia sulle corde e dal punto di vista tecnico la decisione di Richard Steele di determinare, mi pare, il KO tecnico. Però c'è un fatto, nella dodicesima ripresa il colpo del gong interrompe il conteggio. Ma la mia impressione è che abbia vinto Chavez per KO tecnico la dodicesima ripresa. È la più sorprendente conclusione. Ecco qui primo piano di Taylor. Se solo Taylor avesse avuto la forza di staccare le braccia dalle corde, avrebbe probabilmente vinto l'incontro. Sarà comunque interessante verificare anche il cartellino dei giudici, ma è stata la più spettacolare conclusione, il cuore di Chavez, che non ha mai perso la speranza di riuscire a concludere l'incontro,
Chavez era rimasto un po' più lontano da Taylor negli ultimi tre minuti proprio perché evidentemente voleva trovare lo spazio per caricare un colpo. È un match che è stato in tutto e per tutto all'altezza delle attese, nel suo andamento, nel ritmo e poi con questa spettacolare, inattesa, drammatica conclusione. Attenzione che rivediamo. È il sinistro di Chavez che ha colpito, poi il destro, ecco. Prima un sinistro e poi il destro dritto. I messicani, che sono la maggioranza, almeno sul piano sonoro sicuramente. Attenzione. Ecco qui, Richard Steele. Gli fa all right, ma in quel momento Taylor rimane con le braccia sulle corde. Ladies and gentlemen, attenzione. Referee Richard Steele. Ecco, KO tecnico. Stops the bout at 2 minutes 58 seconds. A 2 minuti e 58 secondi della dodicesima ripresa. Winner and now holder of both the WBC and IBF.